Buonasera a tutti, qui da Roma, ci troviamo sul ponte di Castel Sant'Angelo. Io sono il Tigre, ormai penso che si sappia comunque la mia identità. Dunque, le cose più importanti che io mi sento di dovervi dire innanzitutto è che la mia opera, il mio romanzo, a breve termine che sarà completo, sarà messa a esposizione di Anime di Carta. Il titolo è Il divoratore di anime, che io cominciai a scrivere nel 2002, insomma, che tratta tematiche molto interessanti, misteriose, con delle poesie addirittura, con delle note al suo interno, molto complesso. E poi, innanzitutto, è Anime di Carta, noi avete una nostra iniziativa che per te, innanzitutto facciamo promozioni per gli artisti. Innanzitutto abbiamo dei pittori veramente straordinari che sono in grado di ribaltare le visuali del mondo con praticamente ribaltare il mondo nelle mani degli animali nei confronti degli esseri umani, per esempio come i pesci che vanno a pesca di uomini, una donna che praticamente diventa la pelliccia di una volpe. Le scimmie che fanno gli esperimenti sugli esseri umani, quindi tutte queste cose qui che ci fanno pensare, nel senso se a volte gli uomini siano veramente nel giusto, insomma, comunque è una tematica molto affascinante. Poi comunque abbiamo anche delle disegnatrici veramente eccezionali, tipo una nostra disegnatrice bravissima che disegna fate, insomma, fumetti che erano scomparsi, ma che alla fine ritornano in vita grazie a lei, questa nostra disegnatrice. E poi comunque una cosa molto importante, abbiamo anche una nostra artista che ha avete delle trovate geniali, che riesce a fare dei fotomontaggi con le fotografie dei monumenti di Roma, che insomma è veramente bravissima, è veramente una cosa eccezionale, innovativa. Poi in ogni caso ricordo anche un video di www.youtube.com Duplayers, scritto DU PLAYERZ, il video di Duplayers, Locanda Blues, 21 aprile 2015, e poi praticamente questo è quanto. No, è anche un sito, no? Sì, è il nostro sito www.animedicarta.net. E quindi questo è tutto quanto da Castel Sant'Angelo di Roma, e tanti saluti dal Tigre. Alla prossima.